un argomento di cui non si parla. Nel 1799 non se ne parla assolutamente. Siamo nella chiesa della Madonna di Loreto, tutti quanti, e dobbiamo non parlare della traduzione, ma dobbiamo illustrare un attimo la traduzione delle memorie di Thiebaud. Perché? Perché la storia è una narrazione di fatti, avvenimenti, ma ha un significato preciso. È l'esposizione di una ricerca su singoli episodi e personaggi, quindi di un'indagine critica finalizzata a rintracciare la verità e le interconnessioni che la rendono unitaria. Perché altrimenti facciamo della cronaca, non facciamo della storia. E la cronaca non ci succede. Oggi leggiamo la cronaca dell'invasore, altre volte abbiamo letto la cronaca dei resistenti. Con Raimondo cominciamo 30 anni fa probabilmente a interessarci a questo periodo per rintracciare i toponimi che si usavano in quegli anni, il cimitero vecchio, queste cose qui, per rintracciare queste cose qui. Non eravamo, e questa è la cosa importante, la ricerca di storia, episodi territorialmente circoscritti. Poteva sembrare una ricerca finalizzata al localismo, ma non era così. Erano segni lasciati da avvenimenti sulla nostra popolazione per leggerli criticamente e valutarne gli effetti. Tradurre Thiebaud, quindi, non è stato un'operazione erudita, ma un passaggio funzionale a illuminare gli avvenimenti di quel periodo. Parlare del generale è inutile perché è un uomo che ha passato tutta la vita a fare qualcosa, quindi sarebbe incredibile. Le atrocità commesse dalle truppe le conosciamo tutti quanti, l'eccidio di Isola del Liri, l'eccidio dei monaci a Casamare. Di Arci. Ma ci sono alcuni aspetti non conosciuti o misconosciuti in quel periodo che riguardano anche Arpino. E anche per questa chiesa dove ci troviamo, che già anticipato prima al primo. Popolo d'Arpino, donde passa la truppa francese insorge. Dal sacco e possidenti, truci da francesi dispersi, strade coperte di cadaveri nudi. Il rapporto laconico è del poeta Ugo Fosco, all'epoca corrispondente di guerra a seguito delle truppe francesi. Ed è tratta da un frammento sulla storia di Napoli che fu pubblicato postumo nel 1849. Grazie a Ugo Foscolo scopriamo che il popolo di Arpino si ribellò alle truppe del generale MacDonald. L'insurrezione invece è del tutto ignorata dalle poche cronache locali esistenti. Ad Arpino nessuno sapeva di queste insorgenze. E che d'altronde mantengono un silenzio rigoroso, inattaccabile su quasi tutti gli avvenimenti del 1799, perfino nei libri dei parlamenti e di consiglio parlamenti della municipalità saltano a più pari questo periodo. Al verbale con data 23 dicembre 1798 fa seguito il verbale con data 4 agosto 1799, senza spiegazioni di sorta perché c'è questo iatto, c'è questa cesura tra questi due periodi, e senza che risultino pagine mancanti. Non sono state strappate pagine, non sono proprio stati fatti verbali. La municipalità non si è mai riunita, oppure non ha ritenuto di non dover parlare di quello che stava succedendo in quel periodo. Però sappiamo, anche dalla testimonianza di Foscolo, che sanguinose rivolte popolari scoppiavano dovunque i francesi passassero, sia in Abruzzo che in terra di lavoro. Perché? Perché intanto l'esercito francese, anche se era uno dei più forti, era composto per lo più da truppe che erano nate, diciamo, proprio sugli eccessi della rivoluzione francese e quindi erano abituati a violenze, eccessi sanguinari, e ufficiali superiori come MacDonald, lo stesso Championnet, erano venuti in Italia, come ha anticipato Claudio, non per esportare la democrazia, ma come terra di conquista, da depredare. Quindi diciamo che ai saccheggi che erano dovuti alle truppe si aggiungeva l'imposizione di tributi, perché questo risulta anche dagli altri ufficiali, imponevano dei tributi incredibili. Arpino doveva pagare delle cifre fuori di testa,
della municipalità di Arpino. Il popolo quindi si ribellava certamente, perché tutto quello che doveva essere versato da qualche parte doveva arrivare, e molto spesso succedeva che dalle rivolte popolari questi soldati francesi venissero sopraffatti. Nascono le prime masse armate e per esempio da noi c'era Michele Pezza, ci sono delle testimonianze anche che lui porta poi in una sua memoria di quando era venuto ad Arpino, di come era stato riconosciuto questo Michele Pezza, vogliamo dire, era caporal maggiore del reggimento Messapia e futuro Fradiano, cercava di organizzare la resistenza. I pochi che avevano mostrato simpatia verso i francesi non se la passarono molto bene o furono oggetti di rappresaglie. Qualcuno fuggì a Napoli. Per quanto riguarda Arpino, Ugo Foscolo però non ha ancora finito. Dice: un personaggio arpinate, d'alta nascita, scortato da 100 giovani, attraverso la ribellione, cioè passa attraverso il momento dei resistenti, e a Napoli informa di tutto, riporta quindi a Napoli, chiese di arruolare una legione denominata Tullia a spese del dipartimento. Championnet non ha consentito, o non potesse, o non volesse. Tullia perché questa legione chiamata Tullia? Tullia perché era la figlia di Cicerone. Quindi questo personaggio arpinate voleva rendere omaggio anche al concittadino mettendo insieme questo. E Foscolo conclude questo passo che riguarda Arpino dicendo: chiamasi l'arpinate, s'assolda con 200 svizzeri veterani la legione Tullia contro Fradiano, troppo tardi si incammina nel tuo oltrepassare Teano. Qualcuno dirà che nella realtà era una cozzaglia di persone messe insieme con poche armi, pochi mezzi, e che quindi non riuscì nemmeno a partire da Napoli praticamente. Queste notizie su Foscolo saranno passate sotto silenzio, ma con Raimondo, repubblicano su Municipium, molti anni fa. Quindi perciò dico, Arpino ha l'abitudine a ignorare spesso le cose che ci riguardano. Queste notizie le conoscevano gli arpinati. E superato lo stupore quindi di scoprire che Ugo Foscolo corrispondente di guerra, il silenzio continua. E diciamo che in che modo allora in effetti questo 1799 fu vissuto dagli arpinati, classe dirigente e popolo minuto? Chi era quel personaggio arpinati di cui parla Ugo? Qui siamo a Civita Falconara. Siamo? A Civita Falconara, il quartiere di Civita Falconara. Civita Falconara. Dove siamo noi adesso. E questo quartiere è legato strettamente alla figura di questo personaggio, perché è la famiglia Battiloro praticamente. Famiglia? Battiloro, dei Marchesi. Battiloro. Sì, che poi hanno un ruolo importante nella Repubblica. No, adesso infatti. Adesso illuminiamo un po' gli arpinati. Battiloro. Illuminiamo un po' gli arpinati su chi erano questi. Il gentiluomo d'avvocato Pietro Bondio Battiloro, primogenito di Domenico, marchese del Sacro Romano Impero e barone di Rocchetta Volturno e di Teresa Baglioni dei Conti di Civitella, nacque nel 1737 ad Arpino. Era fratello maggiore di due prelati, Giustino e Giovanni Vincenzo, del canonico Giuseppe e dell'avvocato Paolo, tutti aderenti alla massoneria napoletana. Gli Arocates si facevano delle riunioni anche nel palazzo Battiloro di Napoli, quindi erano delle figure non minori della storia di Napoli. Pietrobondio aderì alla Repubblica Napoletana del 1799, rivestì l'incarico di segretario dell'ufficio di presidenza presso il comitato centrale del governo provvisorio, alle dirette dipendenze di Ignazio Ciano. Dopo la vittoria dell'armata sanpedista del cardinale Lupo di Calabria, venne arrestato e condannato il 28 aprile 1800 dalla Giunta di Stato all'esportazione del regno vita durante, sotto pena di morte in caso di indulto.
sentenza riconfermata il 3 giugno successivo da Ferdinando IV di Bologna. Esule in Francia, si dedicò a Parigi allo studio e all'insegnamento della fisica. Rientrò ad Arpino quando rientrarono i francesi, nel decennio francese, e la nota scrittrice ed artista Marianna Candidi Dionigi, durante un viaggio nelle città fondate da Saturno, soggiornò proprio nel palazzo del Marchese Battiloni, lei dice ospite del coltissimo Marchese, che morì in Arpino il 22 luglio 1814. È cambiato pure lui. Giovanni Vincenzo, nato nel 1747, monaco celestino di San Pietro a Maiella, ebbe sotto la Repubblica dal 1799 gli incarichi di commissario organizzatore del Garigliano e commissario del potere esecutivo del Dipartimento del Volturno, dopo aver costituito nella propria circoscrizione, eccolo qui il famoso personaggio, un corpo di gendarmeria, approntò all'inizio del mese di marzo la leva della Legione Giulia, destinata alla provincia di Capua, affidando il comando al tenente generale Giuseppe Ranocchio. Si trattò di un povero contingente, senza armi o mezzi, incarcerato anche lui, subì il 30 gennaio 1800 la medesima condanna del fratello Pietro Bondi, con sentenza riconfermata il 20 febbraio, sempre da Ferdinando IV di Bologna. L'altro fratello, Paolo, avvocato, servì nella milizia civica repubblicana con il grado di tenente, promosso capitano di linea, venne condannato dalla giunta di Stato nella stessa data di Giovanni Vincenzo a perpetuo esilio. Durante il decennio francese, perché questi poi sono tornati quasi tutti, comandò il Castel dell'Oro, consegnandolo dopo la restaurazione il 26 aprile 1815 al maggiore borbonico Falcone. Finì la sua carriera militare con il grado di colonnello. Nelle storie della Repubblica Napoletana troviamo anche una certa Pietra Battiloni, compagna nel 1800 di Luisa San Felice nel carcere criminale della Vicaria, denominato Ubanà. Secondo Benedetto Croce era probabilmente una parente dei citati fratelli Battiloni, ma se l'ipotesi risulta veritiera, dovrebbe esserlo, dovrebbe essere non una vera Battiloni, perché nella famiglia Battiloni non esiste nessuna donna con il nome Pietra, ma probabilmente era la moglie di Pietro Battiloni, Marianna Zuccaretti, che quindi anche lei fece parte di questa, partecipò attivamente alla Repubblica. Quindi la classe erudita e nobile aveva aderito in pieno alla Repubblica Napoletana, e quindi ad Arpino qualche segno lo lasciò. Ma non possiamo però che ricordare, come prima aveva anticipato Alfredo, ma anche Claudio, che il popolo reagiva in un modo completamente diverso. Il popolo da fedele, adesso lasciamo perdere l'adesione all'idea cattolica o alla Chiesa, o questo essere aderenti alla religione magari senza troppa riflessione logica, ma solo per abitudine, solo per tradizione. La mattina dell'11 marzo del 1699 qua salito Castellini, perché tu hai anticipato prima che una parte dell'armata rientrò dall'Appia, l'altra parte passò da lì. 11 maggio. 11 marzo. Qua salito Castellini, ma il loro obiettivo in effetti era Arpino e Soro, non era Castellini. Le campane, qui abbiamo l'ingresso alla torre campanaria e la dizione che c'è scritto lì, fra le funzioni delle campane c'è anche quello di chiamare il popolo alle armi. Quindi in quel caso lì le campane suonavano a distesa chiamando il popolo a raccolta, ma il popolo invocava soprattutto la protezione della Madonna di Loreto. Furono portate tutte le statue in San Michele, tutte le varie Madonne cittadine, perché Arpino, ringraziando Dio, di Madonne ne ha parecchie, non di chiese di Madonne ne ha parecchie, ma quando ci fu il momento che si seppe che i francesi si stavano avvicinando, le statue furono portate fuori porta proprio per quasi baluardo verso l'invasore.
Era il 17 di aprile quando i francesi si avvicinarono nel modo più breve ad Artigiano. Tutti quanti, c'era il terrore perché sono alcune morti segnalate nelle campagne di Arpino. Quando le truppe arrivarono così vicine da poter vedere Arpino, improvvisamente girarono e se ne andarono. Almeno così narra la tradizione popolare. Come non conosciamo tutto questo? Un converso di Arpino, uno che stava presso l'abbazia di Tresulti per farsi frate, fra Giuseppe Palma, converso certosino, dichiarò per iscritto, e la sua testimonianza è allegata al verbale della dissoluta del decurionato che poi scelse di nominare la Madonna di Loreto protettrice di Arpino, la ritirata dei francesi e la conseguente salvezza di Arpino era da attribuire alla prodigiosa apparizione di un esercito vestito di bianco, nel numero, così dichiara il frate, di 9 o 10.000. Lui in quei giorni si trovava presso Tecchiena e in quella zona passarono più volte i francesi che andavano, che si ritiravano, che stavano rientrando verso il mare. Potendo parlare con i comandanti, apprese di come erano dovuti battere in ritirata, perché per loro era un immane esercito. Molti dei nostri anziani sostengono che in effetti erano gli alberi d'ulivo che muovendosi davano questa impressione che non c'erano, però ecco, diciamo così, che c'è questa leggenda anche che si dice che gli alberi di un momento si dessero questa impressione di persone che si nascondessero e uscissero da dietro gli alberi. Comunque, per naturalmente, come tutte le cose che riguardano il divino, i santi non dovrebbero mai fare miracoli, perché se devono fare miracoli significa che stiamo messi male. Però comunque il popolo credette in questo miracolo, si dichiararono debitori della Madonna di Loreto, che comunque li legava tutta una storia, una tradizione, con il casato dei Buoncompagni per questa dimensione della Madonna di Loreto, e quindi chiesero con una pubblica petizione di dichiarare questa come protettrice principale di Arpino. Qui c'è da fare un piccolo... Quando uno dice protettrice principale, Arpino, uno pensa... vede la chiesa di San Michele, vede Santa Maria di Civita, pensa che alla protettrice di Arpino sia stata dedicata una delle chiese principali. Arpino ha avuto diversi santi protettori, San Pietro, qualche volta pure San Michele, Sant'Emidio, ma erano tutti protettori legati a dei momenti particolari, una volta per il terremoto, una volta per la carestia, una volta per altre cose. In effetti la Madonna di Loreto, invece, quale immagine di legate intanto al culto lauretano di queste Madonne Nere, qui è diffusissimo, legata alla promessa che aveva fatto il Duca Buoncompagni di legare il suo ducato alla Madonna, fu nominata protettrice principale. Ma non era una cosa da passare sotto silenzio, perché una volta, ancora oggi, il giorno della festa del protettore religioso di un paese si fa festa, cioè non si lavora, ma una volta erano cose complicate perché c'era la festa con l'ottava ripetuta, cioè per i canonici erano delle feste che duravano circa 15 giorni, quindi non era una cosa. Nominare un santo protettore significava anche dare importanza a quella chiesa che ospitava quel santo, quella statua. Quindi il Parlamento con votazione segreta, però all'unanimità, segreta ma all'unanimità, no? Molto molto democratici, elesse la Madonna di Loreto come protettrice principale di Arpino, lasciando come minori San Michele Arcangelo, San Pietro Martire, e si scelse il 10 dicembre come giorno in cui questa festa era da solennizzare. Ora, tutto questo per dire che non se ne parla nel 1799, noi abbiamo ancora quella protettrice che ci dice che è il 1799 il motivo per cui lei è diventata protettrice di Arpino. Quindi le cose di cui non si parla hanno voce anche quando si tacciono. Mentre della famiglia Battiloro noi abbiamo illustrato solamente alcuni esponenti, ma era una famiglia comunque decisamente importante
sia per Arpino, per le attività che avevano, sia per le cariche che hanno comunque ricoperto a Napoli, abbiamo voluto sottolineare il legame particolare con di una classe colta e che pure era legata alla Chiesa, perché erano tutti canonici quasi, però di una classe colta che aderì ad una certa idea di risorgimento, come ha detto Claudio, e invece il popolo che non ha nome si scelse la protettrice. Grazie, Domenico. Rivendicando qualcosa, se c'è una cosa fondamentale nell'atteggiamento di tutto lo spettacolo e di altro, non c'è rivendicazione, ma c'è invito alla conoscenza. Invito alla conoscenza critica di quello che è stato un periodo, di quello che è oggi e di quello che poteva essere e non è stato. Quindi è proprio questo, cioè la storia si fa quando si riflette criticamente senza essere partigiani, no? Bisogna solo riflettere criticamente per trovare una composizione unitaria e veritiera.